Idee molto chiare, giovane, bella, tenace e soprattutto innamorata della Sardegna, per la quale ha diversi progetti di sviluppo attraverso il turismo sostenibile e responsabile. Miss TV ha incontrato Claudia Princis. Che cosa si intende per turismo sostenibile e responsabile? Turismo sostenibile e responsabile è per me un turismo del futuro. Nonostante sia codificato a livello mondiale da circa 20 anni, qui in Sardegna non esiste ancora. Ma vediamo un attimino quali sono le caratteristiche principali. Innanzitutto, quando noi pensiamo al turismo sostenibile e responsabile, stiamo dando uno sguardo in più e più attento all'ambiente, non solo all'ambiente, ma al patrimonio di una comunità, quel che sia il patrimonio storico, culturale e naturalistico. Quindi un turismo rispettoso dell'ambiente, innanzitutto, e di tutto ciò che ci circonda. Claudia, tu hai anche fondato un'associazione. Nel concreto, nella pratica, questa associazione quali sono le azioni che mette in campo per dare vita e quindi dare sostegno a questo tipo di turismo? L'associazione utilizza innanzitutto il canale degli eventi, quindi gli eventi culturali, che hanno però una valenza molto particolare in quanto pongono l'accento sull'identità della popolazione. Cosa si intende per identità di una popolazione? Significa ciò che accomuna la popolazione, quindi possono essere appunto le tradizioni, il modo di pensare, gli usi e costumi che noi già conosciamo, ma anche ad esempio dei mestieri. Quindi non so, una comunità può essere accomunata dal fatto che sia comunque di stampo agricolo oppure di stampo industriale. Un'identità che porta ad un legame forte all'interno dei membri della comunità. Ma cosa fino ad oggi ha ostacolato questo tipo di turismo in Sardegna? Siamo stati abituati ad un turismo diverso, un turismo che ha puntato allo sfruttamento e non invece alla valorizzazione del nostro territorio. Pensi che attraverso il turismo sostenibile e responsabile si possa dare sostentamento alla regione Sardegna, si possa vivere di questo? Assolutamente, non solo si può vivere, ma si può finalmente diventare una regione anche autosufficiente. Ora siamo una regione dipendente, siamo una sorta di colonia. Se ci lasciassero soli in questo momento non potremmo sopravvivere.